Salve, buongiorno a tutti, grazie di essere qui. Allora, la prima cosa che vorrei dire, visto che in questi giorni si legge tanto di alleanze e si dice tanto sulle alleanze, secondo me dobbiamo abbandonare il vocabolario della Prima e della Seconda Repubblica. Questa è la Terza Repubblica, qui non ci sono alleanze tra forze politiche, qui le forze politiche fanno un passo indietro e invece fanno un passo avanti i cittadini con i loro temi e i loro problemi. Quello che stiamo cercando di fare qui è mettere al centro le questioni non risolte da 30 anni e cominciare a risolverle. Abbiamo il 32%, non siamo autonomi e quindi stiamo cercando di portare a casa un buon contratto di governo a rialzo, non un compromesso al ribasso, ma un contratto a rialzo che possa risolvere i problemi degli italiani. Ora, la questione è questa, l'interrogativo è questo. Ai cittadini interessa avere, per quanto riguarda i 10 milioni di poveri, un reddito di cittadinanza che gli consenta di integrare il proprio reddito fino al di sopra della soglia di povertà, oppure che due forze politiche litighino per l'eternità? Ai pensionati interessa avere una pensione di cittadinanza che consenta ad una coppia di pensionati di arrivare a 1.170 euro al mese, oppure che le forze politiche continuino i loro litigi, le loro opposizioni, le loro guerre? Perché è questo l'interrogativo. Noi qui stiamo cercando di mettere al centro i problemi delle persone, come abbiamo sempre fatto, senza pensare al tornaconto di partito, senza pensare al tornaconto del movimento. Per noi il Movimento 5 Stelle al governo è ovviamente una novità assoluta, quindi se si formerà questo governo non sarà un governo in continuità col passato, se si firmerà questo contratto sarà un contratto a rialzo e non un compromesso al ribasso. Potevamo fare anche noi gli interessi di parte, potevamo fare come la Lega, potevamo scegliere di stare lontano dall'esperienza di governo, metterci lì e continuare a dire che le cose andavano male. Ma io non vedo l'ora di mettermi al lavoro sui 10 milioni di persone sotto la soglia di povertà relativa, sui problemi legati al precariato dei giovani e dei meno giovani, alla disoccupazione dei giovani e dei meno giovani, alle pensioni, alle tasse, alle imprese, a tutti i problemi che ci sono da affrontare nell'ambito dell'Unione Europea, dialogando con le altre forze politiche europee e dialogando con gli altri paesi europei. Io capisco chi dice tra i nostri mai col PD, come capisco chi dice tra quelli del PD mai col Movimento 5 Stelle. Ma qui non si è mai trattato né di andare con la Lega in passato né di andare col PD. Qui si sta parlando non di negare le differenze, non di negare le divergenze, le profonde differenze che ci sono per storie politiche, per quello che è stato nel passato, per quello che è oggi nel presente. Qui stiamo semplicemente cominciando a ragionare in un'ottica che non è semplicemente degli schieramenti, ma del cominciare a dire che abbiamo questa opportunità, questa 18ª legislatura. Se si riescono a fare le cose, bene, se non si riescono a fare, si torna al voto. Io però chiedo uno sforzo, lo chiedo anche al Partito Democratico, nel senso che non si può chiedere al Movimento 5 Stelle di negare le battaglie storiche. Ho visto alcune dichiarazioni, non sto parlando della linea che ha dato il segretario Martina, che ho ascoltato anche qui e che apprezziamo nei passi in avanti che sono stati fatti. Non si può pensare una cosa del genere, come io credo che non sia il caso di fossilizzarsi sull'idea di difendere per partito preso tutto l'operato del governo degli ultimi anni. Io credo che dal voto del 4 marzo siano uscite fuori delle richieste. Sono uscite fuori delle richieste sui problemi dei pensionati rispetto alla legge Fornero, sui problemi del precariato rispetto alle leggi sul lavoro, sui problemi legati a insegnanti che devono fare 1.000 chilometri per andare a lavorare, sulle grandi opere inutili. E io spero che possa prevalere il buon senso per mettersi al lavoro su questioni che sono venute fuori dal voto del 4 marzo. Anche sull'informazione. Dobbiamo ambire a che l'informazione possa essere il più libera possibile. Ed è chiaro che dobbiamo fare qualcosa, sia sulla governance della RAI, ma anche sulle TV private. E fa un po' specie immaginare che Berlusconi, in questo periodo tuttora, utilizzando le proprie TV e i propri giornali, stia continuando a mandare delle velate
minacce, tra virgolette, a Salvini e alla Lega qualora decidesse di sganciarsi. Io credo che sia arrivato il momento di metter mano a questo continuo conflitto di interessi che c'è sull'informazione privata italiana, e credo che sia arrivato anche il momento quindi di dire che un politico non può possedere organi di informazione in Italia. Allora, ci sono due possibilità. Se si torna al voto, il Movimento 5 Stelle ne esce rafforzato, secondo me. Poi magari non è così, io sono convinto che sia così, anche per quello che stiamo vedendo nel Paese, nelle persone che ci stanno vicine. Oppure capitalizzare questo 32% ora, che non è autonomo, e metterci a lavorare per il Paese. Io non lo so come andrà, Ce la metteremo tutta, spero che si possa scrivere un contratto all'altezza delle aspettative degli italiani, e poi i nostri iscritti valuteranno, ed è un nostro metodo di consultazione, come ci sono metodi decisionali nell'altra forza politica che rispettiamo e che avranno i loro tempi. Abbiamo detto al Presidente Fico che noi siamo disponibili a sederci al tavolo per iniziare a contrattare il contratto, perdonatemi il gioco di parole, a mettere al centro i temi e a riuscire nel più breve tempo possibile a far prevalere l'interesse degli italiani. Vi ringrazio.